Box. Al nuovo centro universo. Ci siamo? Pronti per l'applauso? Vai a lui! Una rinnovata galleria commerciale, poi uffici, un centro medico-dentistico, un asilo, uno studio televisivo, un cinema multiplex con 8 sale e ancora bowling, ristorazione, sala slot e baby parking. Questo è il mix del centro commerciale Universo 2 di Silvi Marina. Un complesso che si estende per 60.000 metri quadrati, realizzato con l'impiego di materiali e tecnologie impiantistiche di ultima generazione, con particolare riguardo al risparmio e all'ottimizzazione energetica e con un occhio attento all'ambiente, con classificazione in AAA. I progettisti hanno utilizzato soluzioni all'avanguardia anche per gli aspetti legati alla mobilità e con un sistema di comunicazione interattiva tramite console che possono essere interrogate dagli utenti per ricevere in tempo reale tutte le indicazioni su eventuali promozioni o informazioni di varia natura sul centro e sui vari operatori commerciali. Oltre a questo c'è un LED wall di 32 metri quadrati che trasmetterà in continuo le principali news della giornata e poi video e informazioni di pubblica utilità. Ben 18.000 metri quadrati sono stati riservati ai parcheggi multipiano che, uniti a quelli esterni, garantiscono ben 2.000 posti auto. Silvi aveva bisogno di riqualificare questo centro, è stato fatto un progetto d'equipe. Ovviamente l'ingegner De Eugenio Alessandro, che è stato lui la persona che insieme a lui abbiamo portato avanti un gruppo di lavoro, di progettazione, realizzazione e ovviamente commercializzazione del centro, siamo riusciti a creare un centro di terza generazione. Questo è un centro diverso, si presenta con un centro sportivo che è stato già inaugurato il 16 di settembre. Oggi ci troviamo alla seconda fase dell'apertura, che è una parte della galleria. Completeremo a dicembre con il cinema, il bowling e la food court, per poi continuare ancora, che sarebbe la ristrutturazione del centro esistente, quello vecchio. Questo perché noi abbiamo voluto fare un centro dove l'offerta dei servizi è uguale all'offerta commerciale. In questo modo siamo riusciti a mettere dentro un centro medico, un asilo, un centro sportivo, una food court e tutti i servizi collaterali, distributore del gasolio, autolavaggio, gommista, e tutto questo ci permette di vivere il centro in un modo diverso, in modo innovativo. Questo centro inoltre a livello architettonico ha degli spazi ampi, ha un concetto green che è quanto riguarda l'illuminazione naturale, e questo ci permette di abbassare anche i costi di gestione, che va a vantaggio degli operatori. Inoltre l'offerta commerciale non è da meno, perché ci sono grandissimi marchi e dietro di noi abbiamo Chaussea, che è la prima catena francese per quanto riguarda le calzature, e oggi praticamente debutta in Italia, che questo è il secondo punto in Italia, quindi per noi fa anche molto piacere. Abbiamo anche grandi altri operatori che si sono inseriti nel nostro centro e ne verranno ancora altri. Sottolineiamo anche l'importanza di OVS, che comunque è un marchio importante per il nuovo centro. OVS è un bellissimo marchio che ci dà la possibilità di dare un'offerta a livello di abbigliamento per tutta la famiglia, e ovviamente noi gli abbiamo dato anche uno spazio importante, perché gli abbiamo dedicato sulla piazza 1500 metri quadri, proprio perché l'abbigliamento di OVS merita questo posto. Quindi possiamo dire ai nostri telespettatori che potranno trascorrere anche una giornata intera, dalla mattina alla sera, perché ce n'è per tutti i gusti. Beh, innanzitutto il centro apre alle 7 del mattino col centro sportivo, poi apre alle 9 la galleria commerciale e poi apre alle ore 12 la food court e alle 16 il cinema, per chiudere all'1 di notte. Potete immaginare che l'offerta è ampissima.
Questo centro si vive in tutti i modi, per la salute, per lo shopping, per lo sport, per la cura personale e soprattutto anche per avere la possibilità di lavorare dentro questo centro e portare i propri figli piccoli all'asilo nido e quindi lavorare i genitori vicino ai propri figli, che mi sembra che è una cosa molto importante. Con l'ingegner De Eugenio, Alessandro, un importante progetto che finalmente, un importante sogno che diventa realtà. Bene sì, dopo tanti sacrifici siamo riusciti a, diciamo, ad aprire il centro, il centro diverso, che è la nuova versione del centro diverso, che con tanti sacrifici e tante notti, tante riunioni, tante arrabbiature, alla fine hanno, diciamo, fatto sì che, ecco, abbiamo realizzato quello che potete oggi, sono alla luce di tutti quanti, agli occhi di tutti quanti. Con piacere, quindi do il benvenuto a tutti a quella che è la nuova versione dell'Universo 2.0. La vostra è una grande famiglia, ma in particolare è una famiglia allargata, perché questo gruppo è davvero come una famiglia. Sì, 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 noi ogni volta che iniziamo un'attività imprenditoriale i nostri partner diventano in automatico parte integrante della nostra famiglia, perché con loro condividiamo delle scelte, condividiamo le strategie, condividiamo tutto quello che riguarda il business legato a questa iniziativa. Quindi i vari partner, come possono essere il cinema, i dentisti, la zona food, l'ipermercato, sale gioia e quant'altro, con loro abbiamo studiato quello che poteva essere la strategia, i contenuti di questo nuovo centro commerciale, con quelle che sono le attrazioni, come fare per portare gente, come fare per attrarre, sempre nel rispetto del cliente e del gestore. Architetto Ettore Sablone, coordinatore generale di questo maxi progetto che oggi ha preso vita. Che oggi prende vita una parte di questo progetto. Abbiamo già inaugurato il centro sportivo, come tutti sapete, questa è una seconda fase dove c'è l'inaugurazione di questa nuova galleria commerciale. E la terza fase sarà il cinema, la multisala con 8 sale cinematografiche, per poi andare a completare la quarta fase con il restyling totale del centro commerciale esistente. Io ci tengo particolarmente oggi a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, anche perché oltre all'investimento importantissimo che la famiglia De Eugenio ha offerto a Silvia, all'Abruzzo intero, ci tengo a ringraziare tutte le imprese che hanno lavorato qui. Parliamo di un numero di imprese, ne sono state circa un centinaio, con una presenza uomini giorno impressionante, perché gli ultimi giorni contavamo circa 200-300 operai che tra i negozi e galleria, quindi le parti comuni, hanno lavorato in sinergia, e ci tengo a ringraziarli perché non si sono mai sottratti a questi lavori che si rincorrevano e che hanno dato vita a questo spettacolo che oggi tutti possono ammirare, e quindi ringrazio veramente, veramente tutti. L'inaugurazione della nuova galleria commerciale è arrivata circa 2 mesi dall'apertura del centro sportivo Fitness Club Universo, che ha riscosso un grande successo con migliaia di iscritti. Alla manifestazione di inaugurazione hanno partecipato Michele Seccia, vescovo della diocesi di Teramo Atri, e in rappresentanza delle istituzioni Samuele De Lucia, commissario prefettizio del comune di Silvi, Giuseppe Cantoro dell'amministrazione provinciale di Teramo e Gloriano Lanciotti, presidente della locale Camera di Commercio, oltre ai referenti delle aziende appaltatrici, i nuovi operatori economici che animeranno il centro e i progettisti. Sono qui perché oggi si inaugura una grande iniziativa della famiglia De Eugenio, una grande intrapresa. Credo che questa iniziativa possa dare frutti al territorio, diciamo, teramano, che risente purtroppo ancora di una situazione difficile. Queste iniziative dimostrano che ancora da parte degli imprenditori, quelli che hanno una visione lunga, hanno voglia di intraprendere, hanno voglia di fare, voglia di investire sul nostro territorio, perché è un territorio che merita. Noi, la provincia di Teramo, rappresenta una realtà importante, veniamo da una storia imprenditoriale molto 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 importante, rimaniamo ancora una delle province più industrializzate d'Italia. Purtroppo la situazione contingente tra il terremoto ed altro, oggi questa è la provincia che è in difficoltà. Queste iniziative possono ridare la spinta soprattutto agli imprenditori a avere coraggio, a avere, diciamo, fantasia, voglia di investire, voglia di fare.
È una struttura molto importante, il 2 dicembre in particolare verrà inaugurata la parte del cinema, del food court e tutto. La Camera di Commercio potrebbe sfruttare anche queste sale per delle convention, perché no? Potrebbe essere un nuovo punto d'incontro. Perché no? La Camera, questa Camera oggi è anche in una fase, diciamo, di cambiamento, di rinnovamento, c'è una nuova legge, siamo in, diciamo, un percorso di fusione, non è detto che nel questo percorso qui noi possa utilizzare un centro importante come questo, dove tra l'altro ci sono e ci saranno tanti imprenditori, come un punto d'incontro per la mission che dalla Camera di Commercio, che è quella di stare vicino alle imprese, dare servizi alle imprese, sostenere il territorio, sostenere le imprese. E io auguro proprio con tutto il cuore che tutto questo diventi un segno non solo di benessere, di consumismo, come si dice, ma anche di incentivo per il lavoro dei giovani e perché ci sia un impegno sempre maggiore anche da parte delle autorità per favorire queste realtà che incrementano non solo e non tanto il commercio, ma soprattutto la realizzazione dei giovani. Box.